Buongiorno a tutti, siamo in comune, casa del comune a Moena, nono anno di tiro della Fiorentina. Alberto Costner, il nuovo sindaco di Moena, ve lo volevo presentare brevissimamente. In onore a voi mi volto, ho la maglietta Viva Moena che avevo fatto fare quando ci fu l'alluvione. Allora, sindaco, che novità ci sono? Ci dà qualche anticipazione? State trattando di nuovo con la Fiorentina? Ma ne abbiamo parlato sia con la nostra PT locale, sia con il nostro assessore alla provincia, l'assessorato alla provincia e logicamente con la Fiorentina. Adesso ci piacerebbe continuare questo sodalizio. Anche perché ormai stiamo tutti bene, siamo quasi tutti di casa, agoniamo ad aspettare il ritiro della Fiorentina, per cui per noi è anche motivo di svagarci. Qui si sta benissimo, l'organizzazione è benissimo, voglio fare i complimenti. Grazie. Allo stadio, il nuovo presso stampa, il villaggio, tutti i commercianti, tutti i ristoranti, tutti diventati ormai amici. Oltre il calcio, Moena quest'anno cosa può offrire ai propri visitatori? Beh, ai propri visitatori estivi possiamo offrire il nostro bellissimo paese, tutte le passeggiate, le attività, l'attività outdoor, la bicicletta, le bike, che adesso stanno andando molto molto perché abbiamo tantissimi percorsi per le bike, e quindi questo qui diventerà probabilmente anche il futuro estivo. Bene, ok, per cui tante care cose, sarà allo stadio oggi? Oggi pomeriggio ci sarà, certamente. Per cui il sindaco presente, posso chiedere come vi state muovendo per i famosi Green Pass, che se mi posso esprimere velocissimamente sono anticostituzionali? Ma questo qui non glielo so dire perché non si capisce molto se sono anticostituzionali. No, perché molti tifosi ci chiedono cosa bisogna fare, che fuori bisogna portare. Purtroppo la situazione, come sappiamo tutti, in questo momento non è proprio delle migliori, anzi sembra che peggiori, per cui per poter portare a termine il ritiro e logicamente poter portare a termine anche la stagione estiva, chiediamo a tutti un po' di buon senso e il rispetto delle regole. Perfetto, allora buon lavoro. Grazie, sindaco, la divertimento. Grazie a voi. Allora aspetti, se non finisce, perché la luce è quella, vediamo, ci facciamo cambiare, ecco, qui va bene. Allora, il nuovo assessore allo sport Felice Canclini, buongiorno, grazie di averci ricevuto, complimenti per tutto quello che state facendo, è tutto perfetto. Noi stiamo facendo il nostro meglio per mettere appunto i tifosi, il mondo viola, a loro agio. Gli sforzi speriamo che paghino e niente, ci auguriamo che tutto vada bene, che il ritiro al 17 al 31 sia proficuo per noi e per voi. Se mi posso permettere anche con lei, mi raccomando, trattate anche con il signor Weiss, che incontrerò presto, credo oggi pomeriggio. Vediamo di prolungare, so che la Fiorentina vorrebbe prolungare il contratto, dovete poi mettervi voi ad un tavolino, perché qui è davvero troppo bello, ve lo dico, io ci vengo da 9 anni, ci vengo anche a fare le vacanze invernali. Sicuramente il nostro impegno c'è, adesso Weiss è andato in pensione, è subentrato Paolo Grigolli, che è il nuovo direttore. Ecco, questo non lo sapevo. E quindi ne stiamo valutando, anche con il presidente della PT, che è Fausto Lorenz, ci sono delle trattative in atto. Speriamo che le trattative siano positive e noi ci auguriamo di continuare questo ottimo rapporto. Ho visto stanno continuando i lavori di disboscamento sopra il centro sportivo, ancora è un'impresa titanica a pulire tutto. Sì, effettivamente sono 33.000 metri cubi di legname da togliere, c'è la minaccia del bostrico, che è appunto l'animale che sta mangiando il bosco. Noi stiamo facendo il nostro meglio, ci auguriamo che già dalla prossima primavera estate il bosco sia completamente ripulito e solo rimanga parte del bosco appunto da raccogliere. Ok, allora buon lavoro per tutto, complimenti, stringo la mano, mi ha fatto piacere conoscerla, a disposizione per tutto quanto. Il filmato va questa mattina fra una mezz'oretta a canale 196, la nostra rassegna stampa da Moena, potete vedere tutto, canale YouTube di Firenze della Supersport, tutti i giorni in collegamento da Moena. Perfetto, Comune Moena e amministrazione sono a piena disposizione, per eventuali varie non ci sono problemi. Grazie mille, buon lavoro a tutti. Grazie e buona giornata. Grazie.